Ciao a tutti, bentornati a un'altra puntata di Dr. Chef. Salve a tutti. Allora, vediamo cosa si fa oggi. Oggi di cosa parliamo? Nutrizione nello sport. Perché? Perché ci siamo accorti che, insomma, chi fa sport tende ad avere dei programmi nutrizionali un po'... Estremi, ok? Questi chiaramente diventano dei programmi che danno un risultato estetico, però sulla salute avremmo due o tre cosine da dire. Anche di più. Ecco, allora, visto che tu ne hai più di due o tre, io ho una bellissima ricettina un po' particolare da fare. Oggi prepareremo... Non metti il dato da tolo. Oggi prepareremo un super fusillo, naturalmente Dr. Chef, salmone con una crema di pane raffermo e delle verdure croccanti. C'è proprio tutto, ci mettiamo dentro. Tu così hai un sacco di roba da dire e io per un po' sto tranquillo perché oggi è un brutto... Allora, le diete un po' estreme sono sempre pericolose perché... alla fine fanno fare al corpo degli sforzi eccessivi, tipo, non so, diete senza acqua per asciugarsi, poi dopo si ributta dentro l'acqua di colpo per gonfiarsi. Insomma, sono soprattutto quelle che fanno i bodybuilder, sono delle diete decisamente piuttosto rischiose, piuttosto pericolose. Questa invece è una dieta sportiva che ha dentro tutto quello che serve, cioè quindi proteine, sali minerali, soprattutto un sale minerale molto importante che è il sale minerale di potassio, perché in questa farina in cui è presente la farina di castagno, ricordiamoci che la farina di castagno è ricchissima di potassio e il potassio è proprio quell'elemento chimico che noi perdiamo facendo grande attività sportiva insieme con il magnesio. Il magnesio lo troviamo un po' in più sostanze, mentre invece il potassio un po' meno. Ecco, attività sportiva a qualunque livello, non per forza agonistica, non per forza bodybuilding. Quando noi facciamo attività sportiva noi perdiamo potassio e magnesio. Perché? Perché il muscolo ha a riposo calcio fuori e magnesio dentro, il nervo ha sodio fuori e potassio all'interno. Quando si attivano dei movimenti muscolari o nervosi per muovere i muscoli, io faccio entrare il sodio dentro e il potassio va fuori, il calcio va dentro e il magnesio va fuori. Essendo fuori con il sudore, queste due sostanze, quindi potassio e magnesio, sono le due che noi perdiamo con più facilità. Va via con il sudore, se io faccio attività sportiva sudo, ma se io sudo perché fa caldo, io non perdo né magnesio né potassio, ma perdo sodio. Ecco, questo è importante. Per cui in caso di sudorazione, così, perché fa caldo. Come possiamo distinguerla? Per esempio, io mi alleno abbastanza regolarmente, ho notato che dopo un certo periodo, no, il sudore perde quella sapidità, diventa simile all'acqua man mano che l'allenamento va avanti. Ecco, come perché cominciano ad avere più rischi di arrivare ad non avere più la quantità sufficiente di sale, vuol dire che stai perdendo un po' troppo sale. Infatti, cioè, quindi durante l'allenamento, perdona la domanda, perché per un personal trainer a caso, ok, quando il sudore, cioè quando tu ti alleni, il sudore smette di avere quella sapidità e anche quella grassezza un pochettino, per lui è sintomo di ti stai pulendo. Mica tanto, ti stai esaurendo tutto quello che è il potassio e il magnesio. Se vai avanti ancora rischi di non andare troppo bene. È una, vedi, è proprio per questo che dicevo. Praticamente io per far funzionare i muscoli ho bisogno di calcio e di magnesio e i nervi, ho bisogno, attenzione, i nervi muscolari, perché i nervi del cervello per pensare, questo non succede. Quindi Anche perché non è che tutti li hanno. Però il concetto è che io quando faccio attività fisica ho la mia volontà che mi manda un segnale col nervo e il nervo butta sodio dentro e potassio fuori. Io perdo potassio, quindi se io mi pulisco è perché perdo potassio, mica tanto mi pulisco, perché a un certo punto io arrivo a non avere più la disponibilità di potassio, a quel punto vado incontro ad una difficoltà poi nella trasmissione nervosa. Stessa cosa, quindi non va bene, cioè questa questione del sudore eccessivamente acquoso, diciamo, non è corretta, non è sintomo di ho il corpo pulito. No. E soprattutto, per esempio, un'altra cosa che può capitare quando una persona fa un grande sforzo oppure fa una maratona, nella maratona quando si arriva, ragazzi, in fondo... Allora, scusami, le verdure che utilizzerò sono carote e zucchine, un po' particolari, però vedrete che... Dico, quando si arriva in fondo alla maratona, la persona che arriva in fondo puzza di ammoniaca.
Okay. Cioè il sudore sa di ammonico, cioè sa di quella sostanza che sta buttando fuori, ma venirmi a dire che quel sapore di ammonica mi sto pulendo è no, una bestemmia. No, aspetta, no. Volevo dire un'altra cosa, succede soprattutto... Ma tu l'hai spiegato bene prima, quando l'odore non c'è più quell'odore di salinità. Diventa acqua. Diventa acqua, l'acqua cioè, non ha odore però, Perché non c'è più da portare dietro i sali. Esatto. E non è che sia una roba buona. Ok. Infatti il problema era quello lì, no? Perché di solito no, io voglio andare un pochettino anche a rompere questi falsi miti, perché poi di fatto cosa succede? Una persona media come posso essere io va in palestra e si affida comunque all'allenatore, ok? In palestra non vuol dire fare pesi, in palestra vuol dire fa sport, ok? Qualunque tipo di sì, sport ma appunto, sia. La questione è fare sport e bisogna capire l'eccesso e l'agonismo. Nell'agonismo ne abbiamo un eccesso in tutto. Quindi fare sport. Beh, ma guarda bene. Che anche nella roba normale, perché se tu consideri per esempio le donne o la prova costume porta a fare delle diete assurde, di sì. fatto. Sì, ok? Sì. Cioè, no, è vero. Non sono dei comportamenti che noi abbiamo solo per chi è fissato, poi esagera ulteriormente, probabilmente. Però in realtà sono a frequenti, non così. No, frequenti, no, hai ragione. E quindi bisogna un attimino imparare che cosa fa bene e che cosa fa male. E soprattutto come, no? Perché poi di fatto voglio dire, ora, io è chiaro non devo fare gare, eccetera, però ho notato che col mio modo di mangiare non perdo tonicità, anche se smetto di allenarmi, cioè la densità muscolare, giusto si dice sì, così? Assolutamente, sì. Rimane invariata, cosa che invece a un atleta normale non succede. Cioè io vedo gente che da 100 kg diventa 80 kg nello spazio sì, perché di... perdono la massa d'acqua. Cioè noi dobbiamo tenere presente che il muscolo, come quello delle vacche, o dei vitelli, cioè la carne ha il 25%, 30% al massimo di proteine, acqua, Il resto è acqua, Però attenzione a non esagerare con queste diete un po' eccessive, con questi sforzi un po' eccessivi che potrebbero creare dei danni non indifferenti. Ora, quello che volevo dire era che questa pasta qui contiene una grossa quantità di potassio, in più contiene tanto zucchero, perché contiene la farina di castagno che è molto piena di zucchero, si chiama farina dolce, però contenendo anche tantissima fibra e poi mettendoci dentro anche, c'è dentro anche il grano Salvatore Cappelli integrale, noi ci ritroviamo con una quantità di fibra davvero imbarazzante e questo ovviamente limita l'apporto. Lo regola anche, no? Lo regola, per cui per dire la farina di castagna è sconsigliata ai diabetici, deve invece con questo tipo di pasta invece il diabete lo si riesce a tenere perfettamente sotto controllo. E non è solo quello, poi abbiamo dentro la farina di canapa, che come vi dicevo tante volte la farina di canapa ha il grande vantaggio di avere tutti e 8 gli aminoacidi essenziali, cosa che invece le altre farine non hanno. Ecco, un'altra cosa che tante volte vedo, qui è una domanda più che altro che ti faccio, chiaramente dovendo allenarsi e magari fare periodi di gare, periodi estremamente dove portiamo al limite, no, questo concetto che stiamo dicendo, vedo le persone che mangiano molto spesso, ovviamente anche, no, insomma, ho amici che magari si trovano veramente a fare 5-6 pasti al giorno. Io forse mangiare in questo modo dove hai veramente un apporto di nutrimento importante aiuta a limitare anche questo? Questa era la domanda, non so se l'ho fatta nel modo corretto. Cioè mangiando una pasta così tanto ricca, condita in questo modo, rendendo così tanto completo il pasto... Non serve mangiare spesso. Ecco, questo era, no? Perché cioè possiamo evitare di andare in giro con le barrette dentro la giacca? Questa è la domanda. Allora, il problema fondamentale è uno. La natura umana ci ha fatto per mangiare una volta al giorno. Una? E una volta al giorno. E il massimo in cui si dovrebbe avere la potenza digestiva è al mattino, a mezzogiorno. Quindi il massimo anche per la medicina ayurvedica, il mezzogiorno è l'ora allora, in cui... Io calo la pasta, sto facendo cuocere tutto il condimento intanto perché qui l'argomento è interessante ed è anche ampio, però intanto vi aggiorno anche su che cosa sto facendo. Ho saltato le zucchine nello stesso fondo delle carote, ora il salmone lo lasceremo crudo perché il salmone è troppo cotto, rimane stopposo, fa un po'. E a noi non ci piace cosa... Adesso dobbiamo fare una questione perché, siccome mio papà non crede mai alle mie parole, dobbiamo approfondire la questione del non nulla. Lo vedi? 0.3 zeri, mille, cioè più di così.
Guarda, 0,7, è qui da vedere, neanche un grammo. 0,76. Eccola lì. Da oggi in poi non hai più niente da dire. Va bene, non nulla. Hai è... visto? È così, San Tommaso, chi era, che ci chiediamo noi. Va bene. Dunque, adesso poi ovviamente metteremo tutto insieme. Io intanto sto marinando con sale, un po' di paprika, perché ci piace. E un po' di paprika va bene? Sì, è. Pepe al massimo, insomma, meglio starci leggeri. Pochissimo, non pochissimo nulla. Pochissimo pepe, sempre non nulla. Non nulla e via. Guarda qua, tac, questo lo lasciamo qui. Vai, puoi continuare se vuoi, io ormai... Allora, adesso a me devo fare solo il pane raffermo, l'unica cosa che mi manca. Crema di pane raffermo. Vabbè, adesso farò la crema di pane raffermo. Allora, quello che si potrebbe dire, per esempio, sulla pasta, è che tutti dicono pasta con grano italiano, perché il grano italiano è buono. Noi abbiamo una produzione di grano tenero inferiore al 50% e per il grano duro noi importiamo il 40% di quello che noi mangiamo. Io farò un po' di rumore, ma non fateci caso. Ecco, la cosa importante da capire è questo: da dove arriva questo grano? Questo grano dicono che arriva dall'Ucraina, non è vero. Quello che arriva da noi arriva principalmente dal Canada. E lì dentro il problema grosso dal Canada è che in Canada non è attualmente proibito l'utilizzo del glifosato. Quindi non siamo, poi bisogna fare controlli su controlli per avere la certezza che il grano che noi mangiamo in Italia, no, siamo tranquilli, ma con questa miscelazione di grani che arrivano dal Canada, sono dei grani in cui in Canada usano normalmente il glifosato, che è cancerogena come sostanza, va bene? Eccoci qua. Quindi questo è un po' il problema della nostra produzione, perché noi abbiamo soltanto 60% di produzione endogena. Quando io sento dire un altro non nulla, ma sono in sì, sono in ingredienti diversi. Stiamo facendo circa 1,5 etti di pasta con salmone, saranno circa 100 grammi, verdure abbiamo usato meno di 3 grammi di sale. Sì, ma il massimo che a noi serve sono 2 grammi al giorno. Sì, ma questo è diviso 2, poi lo mangiamo in 2, quindi è un grammo. Va bene, è un grammo e mezzo, ma è un pranzo solo. E tanto tu una volta sola. Comunque, mangi. Stavo cercando di finire un discorso prima. Si dovrebbe mangiare una sola volta al giorno, a mezzogiorno. Siccome diventa un po' difficile per noi questa abitudine, si può mangiare 2 volte, colazione e pranzo. Colazione e pranzo ha senso farla. Già cominciare a mangiare alla sera non va bene, perché i sistemi metabolici nostri alla sera e tra l'altro sono adeguati. C'è un altro discorso, che chi fa sport, perché di questo parliamo, se lo fai tardi, per esempio io se mi alleno molto tardi, generalmente dopo le 5 di pomeriggio non dormo. Per forza. E quando si va a fare sport si produce cortisolo. Producendo cortisolo, oltretutto, quello che io mangio va a bruciare, va a energia, non va a deposito. Quindi lo sport, allenamento si fa al mattino, meglio proprio il mattino presto, dovrebbero aprire la palestra alle 5 sono e aperte, alle 6 del pomeriggio fanno. Dovrebbero chiudere. Se ti alleni seriamente alla sera non dormi. È come la gente che va a farmi la partitiera da tennis di sera a mezzanotte perché fa fresco. Qui è anche. E poi dopo non dormo perché è stanco. Vedi, anche tanti miei amici, no, per esempio, vanno a giocare a calcetto alla sera. Perché? Perché non lavorano. Ho capito, no, ma questo. Cioè, devono trovare allora, ovviamente... un conto. Federico, un conto è la socializzazione delle persone, però quando la gente mi dice io vado a mangiare la pizza alla sera, no, la pizza si mangia a mezzogiorno se la devi mangiare, non la mangia alla sera, mangia la pizza alla sera ma questo vuol dire farsi del male, sono assolutamente poi tutti vanno perché? Però sicuramente l'accento è se fate sport occhio a come mangiate perché... Mettete, cioè siete portati a seguire dei programmi alimentari estremamente estremi. Sì. Che magari in questo momento, a prescindere dal fatto che vi diano meno un risultato apparente, però possono creare problemi anche successivamente. A livello no? renale, soprattutto a livello epatico, sono degli sforzi terribili a cui che cioè, fate fare al corpo. E di fatto ce li abbiamo gli esempi. Se noi guardiamo tutti i grandi atleti olimpionici, i più grandi, quando hanno smesso, beh, oddio, non è che fossero proprio in forma. Sì, e poi ci sono tutti parecchio intortati. Sennò. E poi c'è... La pelle è molto la girata. La pelle è molto... perché lo sport poi oltretutto produce una grande quantità di radicali liberi, quindi...
insomma, non è che sia il massimo della vita, però la gente continua a voler fare sempre questi posti estremi. Ma lì il problema è che entri in un ambiente ci sono delle regole, delle cose, quindi dei modelli, ci sono dei modelli, bravo, dei modelli, sei portato a seguirli, no? Ho capito, ma se sono modelli sbagliati è meglio lasciarli perdere. Ed è quello che noi stiamo cercando di insegnare. Quindi, no, perché di è chiaro che noi non dobbiamo se io poi alla sera volessi mangiare senza aver fatto attività fisica e volessi ritemprare un po' le mie membra consumate, posso mangiare proteine e verdure, ricordandoci sempre quello che abbiamo detto, le verdure sono solo le foglie, quindi già questo, che sono carote e zucchine, uno è un tubo e l'altro è un frutto. Però se io mi metto a mangiare in maniera corretta questo cibo, questa pasta condita. In generale, non solo questa pasta, sì. Cioè, ok. La pasta, una pasta che abbia dentro proteine, che abbia dentro le fibre. Ecco, una persona che per esempio va in palestra e volesse fare massa, definendosi, se deve che fare... cosa potrebbe seguire come programma alimentare per evitare di mangiare 8 kg di riso, pollo bianco, uova crude la mattina, fare un periodo di scarico carboidrati e poi boom per rigonfiarsi? Allora, se vuole fare attività sportiva seria, non pomparsi e tutto, bisognerebbe imparare a mangiare parecchi carboidrati e proteine alla mattina e soprattutto solo proteine alla sera. Quindi se una persona mangia proteine alla sera, avendo fatto il carico di zuccheri alla mattina e a mezzogiorno, può definire la massa muscolare, ecco. Perché metti su massa, prima di fare allenamento. Ma certo. Perché se io mangio proteine, poi parliamo, non faccio allenamento. Parliamo sempre di base di allenamento, no? Quindi. Intanto diciamo circa 2 grammi per chilo, no, scarso, per chi si allena intendo. Per chi si allena sì. Quindi 2 grammi di proteine per chilo, io peso 80 kg, circa 160 grammi di proteine al giorno dovrei mangiare. Più assimilare. Assimilare, quindi vuol dire che potrei anche doverne mangiare un po' di più. 200. Se non assimilo tutto. Ecco, 200 grammi, ok? Calcolando quanta ce n'è dentro per cibo, che parliamo intorno a un 30%. Però senza spalmarlo in 7 pasti. No. 7 pasti, massimo 3. Massimo colazione, 3 pasti. Colazione zuccherina e proteica. Pranzo, piatto unico, proteine e zuccheri. E alla sera, se proprio devo mangiare, solo proteine con verdure. Verdure esatto. Sempre, eh? Verdure non è un problema. Le verdure anche perché ci danno la fibra che ci aiutano esempio, ad andare per controllare le proteine. Ma per controllare se tu stai mangiando in modo equilibrato, senza ecco, sbalare, vai. Basta. Basta prendere un pH-metro. Ancora con questo pH-metro, la pipì la mattina. Alla mattina e alla sera. Vabbè, io faccio la crema di pane. Vabbè, pane raffermo. Pane raffermo. Di cui abbiamo già abbondantemente parlato. Beh, insomma, non in delle, questa sede. Delle in sue qualità, il pane raffermo possiede la capacità di far produrre dai batteri acido butirico invece che cose poco piacevoli come gas metano o altre... Scusatemi, eh. E quindi nell'allenamento questo come è utile? Cioè, per chi si allena? Questo qua è molto utile perché vi tutto regolarizza l'intestino e dà soprattutto il butirrato, dà energia, è un potente acido grasso energetico, è la molecola che tutti i mitocondri usano per produrre ATP, cioè per produrre energia. Quindi è un ottimo complemento nell'allenamento. Nel programma di chi si allena, voglio dire. Soprattutto l'acido butirico servirebbe per tutto il corpo, però l'acido butirico ricavato dal pane raffermo viene prodotto da dei batteri che si trovano nella parte sinistra del colon e questa molecola che viene prodotta è un potente antitumorale, è una potente sostanza che combatte i radicali liberi. Praticamente perché che durante l'allenamento ne producono tanti. A bizzeffa. Esatto, che queste sostanze possono creare dei danni sul DNA e questa molecola, più che andare contro i radicali liberi, impedisce che il radicale libero faccia dei danni a livello sia mitocondriale ma sia a livello proprio cellulare, perché va a regolare un enzima che serve per far aprire il DNA e farlo moltiplicare. Quindi riduce la tendenza ai tumori. Il tempo è tiranno. La pasta l'abbiamo portata a cottura. Io ti direi sì. E poi. Ciao. Esatto. Dunque, cosa facciamo? Fondo crema di pane raffermo. Semplicemente pane raffermo con un po' di acqua di cottura della pasta. Basta.
la spargiamo bene, così. Poi, pasta con le verdurine e la mettiamo qui nel centro, così. Allora, naturalmente... In pratica tu hai fatto... Ora, invece che il sugo, ma sul pane com'è? Il pane ci farà da crema. Esatto. La mia artrite mi impedisce di aprire la bottiglia. La mia no, ci penso io, papà. Voglio essere il bastone della tua vecchiaia. Sai che deve fare psss. Bravo. Ecco, io, okay, io allora, l'ho messo nei bicchieri, non ce adesso la farà. Qui continua ad andare perché ha deciso così. Allora, qui io ne metto poca, ma poi a casa così deve essere. Poi metterai i... Allora, adesso vado a rubare, sì, vado a rubare un po' di verdurine, ortaggi, fiori. Anche questa cosa delle carote, vi garantisco che è strana, ma è molto interessante. Così? Cioè? Che è buono, uno pasta con le carote, non è abituato, no, di solito. È dolce, ma dolce. Allora, salmone che abbiamo fatto marinare. È crudo perché così rimane un po' più morbidino. E poi cosa ci aggiungiamo? Cioè vuoi, eccolo qui, un po' di paprika, eh? Così, bello, ci piace? Sì. Facciamo un cin e poi mettiamo un fiore. Vabbè. Oh, tra l'altro con un prosecchino. Di quelli di lusso. Ecco qua. Così stavolta li mangi, non sono messi solo sul bordo. A posto, basta. È il momento. Farlo vedere adesso il piatto. Dobbiamo farlo vedere. Io volevo fare come i social, ma non ce la facciamo. Quindi facciamo così. È il momento di fare un test. Il primo suono era buono. Abbiamo tutto. Non dobbiamo spaccarci il corpo per mangiare, allenarci, fare, disfare, eccetera. Provateci, ragazzi. Ricette un po' diverse. Mettiamo tutti gli ingredienti. Sono buoni. Niente diete estremi. Ciao a tutti. Arrivederci. Ci vediamo. Alla prossima puntata.